Salve, buonasera a tutti. Apriamo questo consiglio straordinario affrontando la situazione di Roma TPL Scarb. La situazione del consorzio Roma TPL, che è composta oggi da circa 1.776 dipendenti, è probabilmente una delle pagine più critiche che purtroppo ereditiamo ancora una volta dal passato. Questo affidamento è frutto di una gara che evidentemente è stata piena di criticità e che ci porta oggi a muoverci in un terreno che è pieno di ostacoli, sia per la città, sia per i lavoratori del consorzio che ormai da due mesi non percepiscono lo stipendio. Consorzio che si è rivelato evidentemente inadeguato a gestire una realtà complessa e delicata come quella legata al trasporto pubblico locale e soprattutto evidentemente inadeguato a gestire denaro pubblico. Questo è un appalto che nasce più o meno nel 2008, quando una delibera di giunta comunale dà mandato ad ATAC di bandire questa gara per l'affidamento del servizio della rete periferica del TPL romano. Il bando è stato poi pubblicato in aprile del 2009 ed è un bando certamente molto complicato che forse a posteriori sarebbe senz'altro potuto essere costruito meglio. Pensate che uno dei requisiti del bando e della partecipazione alla gara, era l'obbligo, riporto parole testuali, di avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione della gara, di rimesse strutture logistiche idonee e funzionali alla gestione. Quindi in sostanza è stato messo a gara un bene strumentale che di certo restringeva considerevolmente il numero delle persone che avrebbero potuto partecipare a questa gara. E in effetti c'è stato un unico partecipante che è stato poi l'aggiudicatario del servizio. Dunque, nel 2010 è stato preso atto dalla giunta capitolina dell'epoca della gara e quindi è stato aggiudicato questo appalto al consorzio Roma TPL per la durata di 8 anni, per un importo complessivo di circa 813 milioni, che equivalgono ad oggi a circa 103 linee esercite. Nel corso dei primi 3 anni del servizio, grosso modo, lo scostamento tra chilometri effettuati e chilometri programmati è stato in media sotto l'1%. La situazione è andata poi peggiorando nel corso degli anni e nell'ultimo anno, grosso modo, abbiamo avuto uno scostamento, quindi un peggioramento di fatto della qualità del servizio che è stato pari al meno 4%. È evidente quindi che questi dati davano indicazione che qualcosa stava cambiando all'interno dell'azienda e quindi si aprivano evidentemente anche delle problematiche, molto probabilmente, sotto il profilo dell'equilibrio economico-finanziario oltre che industriale. Al momento del nostro arrivo qui in Campidoglio abbiamo subito preso atto dei gravi ritardi che c'è stato rispetto al pagamento degli stipendi ai lavoratori. Un ritardo che abbiamo visto essersi accumulato anche in realtà negli anni passati. Avevamo avuto degli episodi di questo genere, di ritardi accumulati anche a novembre del 2015, poi a marzo-aprile del 2016, anche a luglio del 2016 fino ad arrivare evidentemente ad oggi. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è di ricostruire la situazione di questo appalto e ci siamo messi quindi al lavoro col Dipartimento Mobilità e Trasporti, con il mio assessorato e con la Commissione Mobilità. Ed è chiaro che a forza di analizzare con la lente di ingrandimento questa realtà abbiamo trovato tutta una serie di anomalie che andavano anche oltre rispetto a quello che era il ritardato pagamento degli stipendi e che abbracciavano quindi da un lato anche degli squilibri evidenti sotto il profilo economico-finanziario dell'impresa, l'impossibilità evidentemente di far fronte alle discrasie temporali che esistevano tra entrate ed uscite e quindi diciamo a una sostanziale ristrettezza in termini di flussi di cassa. Ma oltre a questo abbiamo anche trovato un'altra serie di criticità andando a scavare in questa azienda attraverso un'istruttoria che è stata molto seria e precisa. In particolar modo mi riferisco alle anomalie che abbiamo riscontrato sotto il profilo della compagine societaria, di cui parlerò di qui a breve. Quello che abbiamo fatto è di fatto ricominciare da capo un lavoro di analisi, visto che dalla relazione che ci è stata consegnata dal commissario Tronca per fine mandato nulla risultava di questo tipo di problematiche. E per cui insomma ci siamo subito messi al lavoro per capire quello che stava succedendo sotto il profilo della compagine societaria. Abbiamo visto in particolar modo che ci sono state delle modifiche dei componenti del consorzio, nonché anche delle modifiche della responsabilità del consorzio Cotri, che è parte di Roma TPL, senza che queste fossero preventivamente comunicate all'amministrazione, violando così l'onere di comunicazione che è contenuto nell'articolo 27 del contratto di affidamento del servizio.
Inoltre abbiamo visto anche che alcune realtà sono uscite dal consorzio, parlo ad esempio dell'azienda Trotta e Fonti, ma nonostante queste aziende fossero uscite da Cotri, dal consorzio parte di Roma TPL, comunque l'attività è continuata, quindi i chilometri sono stati comunque percorsi da questi soggetti, non si sa bene evidentemente a quale titolo. Anche in materia di subappalti ci sono stati dei problemi. Le 4 ditte inizialmente subappaltatrici sono state ditte che negli anni non hanno rinnovato questo contratto di subappalto, e questo perché avevano delle irregolarità sotto il profilo degli oneri contributivi, quindi rispetto al fisco. E anche questo non è stato comunicato all'amministrazione capitolina, ma nonostante questo questi subappaltatori hanno comunque continuato a esercitare la loro attività. Quindi che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo deciso di fare come amministrazione, in collaborazione con i miei uffici? Di pagare esclusivamente i chilometri effettivamente percorso dalle imprese che erano legittimate a farlo, quindi scorporando dalle remunerazioni che sono state date all'Orma TPL proprio quell'importo che era corrispondente a quei chilometri percorsi dalle aziende non titolate. E successivamente a fianco, quindi parallelamente a questo tipo di attività, abbiamo anche chiesto, con un percorso che è stato costruito sulla base di incontri, di verbali sottoscritti anche dall'azienda, di rimettere in regola la composizione di questo consorzio. Devo dire che ci siamo riusciti, e questo è un grosso risultato per questa amministrazione. Siamo riusciti cioè a riportare in maniera regolare, attraverso, ripeto, una serie di incontri, ripeto, anche verbalizzati e sottoscritti dall'azienda, a riportare in un profilo di regolarità il consorzio. Accanto a questo tipo di attività abbiamo anche cercato di capire che cosa stava accadendo sotto il profilo economico. E quindi ci siamo resi conto che in effetti era necessario recuperare un pochino di regolarità nel pagamento delle fatture. Ed è per questo che da luglio ad oggi noi, Roma Capitale, ha sempre pagato con estrema puntualità le fatture, ben prima della scadenza della fattura, che normalmente è prevista per 60 giorni. Noi in media entro i 30 giorni abbiamo sempre liquidato le fatture. Quindi abbiamo cercato di dare un'accelerazione ai lavori del Dipartimento, chiaramente sempre nei limiti di legge, questo per cercare di placare quelle difficoltà economico-finanziarie che comunque avevamo rilevato nel corso del tempo. Quindi ci tengo a precisare che la causa del mancato pagamento degli stipendi, anche questa volta, non può essere attribuita in nessun modo a Roma Capitale. E questa responsabilità è invece da attribuire interamente all'azienda, che evidentemente non è riuscita a far fronte, a gestire correttamente le proprie risorse e il proprio schema quindi economico-finanziario. Su questo, insomma, ci tengo fortemente a precisare questa cosa. Quindi il lavoro di attività congiunta che abbiamo costruito per regolarizzare appunto la compagine societaria prevedeva anche l'impegno da parte dell'impresa di pagare con puntualità gli stipendi. Questo tipo di attività è andata avanti fino all'arrivo di fine marzo 2017, quando l'impresa ha evidenziato un DURC irregolare per oltre 3 milioni di euro. E come tutti sapete, se l'azienda ha un DURC irregolare, l'amministrazione non può pagare, perché se pagasse è come se stesse dicendo: pago l'azienda, ma non mi interessa se l'azienda paga gli oneri previdenziali dei lavoratori. Per cui dopo un tot di giorni, dopo circa 10 giorni da questo evento, abbiamo chiesto agli uffici di sostituirsi nel pagamento del DURC, in modo tale da accelerare poi i pagamenti del residuo delle fatture. Nel frattempo però il DURC di questa azienda è tornato regolare per effetto di una rateizzazione accolta, richiesta dall'azienda e accolta dall'agenzia da Equitalia. Per cui appena il DURC è tornato regolare siamo subito intervenuti, abbiamo subito effettuato il pagamento delle fatture e di conseguenza è stata avviata la solita procedura. Quindi abbiamo inviato il mandato alla ragioneria, la ragioneria ha inviato al controllo la posizione dell'azienda di Equitalia, e quello che è emerso ancora una volta che c'erano delle irregolarità, perché l'azienda aveva subito un pignoramento. Per cui questo ha ulteriormente allungato i tempi fino a quando siamo arrivati a ieri, quando dunque finalmente abbiamo ricevuto una risposta da Equitalia e siamo così stati in grado di pagare questo bonifico a Roma TPL per circa 13 milioni grosso modo. Quello che però vorrei dirvi è che, come dire,
Nonostante, immagino, a questo poi ce lo dovrà dire l'azienda, nel giro di un paio di giorni saranno effettuati i pagamenti ai lavoratori, visto che Roma Capitale ancora una volta è stata puntuale per quanto gli è stato possibile nel pagamento dei corrispettivi. E immagino quindi che in questa sede sicuramente l'azienda prenderà nuovamente degli impegni pubblici nei confronti dei lavoratori, ma a noi questo però non basta più. Quindi quello che stiamo facendo è innanzitutto abbiamo avviato le procedure per il pagamento diretto degli stipendi. Quindi abbiamo chiesto all'azienda di farci avere l'anagrafica di tutti gli autisti e quindi i rispettivi dati bancari. Questo per far sì che se si ripeta una situazione come quella che abbiamo avuto a fine marzo, ma anche ad aprile, noi possiamo intervenire direttamente per tutelare tutti i lavoratori e quindi per pagarli direttamente. Abbiamo inviato le prime lettere, penso oltre 2 settimane fa. Durante la prima settimana non abbiamo ricevuto una risposta dall'azienda, quindi ho nuovamente chiesto al Dipartimento di scrivere all'azienda per farci dare questi elementi e c'è stata una risposta che è arrivata ieri. L'azienda ci dice cioè che nel giro di qualche tempo, insomma il tempo di raccogliere tutti gli elementi, ce li farà avere. Quindi spero vivamente che l'azienda non si metta di traverso e cerchi questa volta di essere veramente collaborativa con questa amministrazione, visto che di disponibilità l'amministrazione in questi mesi gliene ha data più che a sufficienza. Evidentemente questo però non può bastare, quindi quello che vogliamo fare è anche valutare, nel caso l'azienda si ripresenti nuovamente inadempiente come è stato in questi mesi, eventualmente anche esplorare la possibilità di revoca del contratto. È chiaro che se questi inadempimenti da parte dell'azienda andranno ancora avanti non possiamo stare fermi. Non possiamo far sì che tutto questo vada a ricasco sia dei lavoratori che sono da oltre 2 mesi senza stipendio, lavoratori che hanno anche mutui, che hanno famiglie, che hanno figli, e questo non possiamo più permettercelo, ma anche perché vogliamo recuperare la qualità del servizio in città. Già il servizio di trasporto pubblico qui a Roma l'abbiamo raccolto in situazioni disastrose. Non vogliamo quindi che eventi di questo genere possano danneggiare i cittadini, soprattutto i cittadini che, come sapete, vivono in periferia, perché, lo ricordo, Roma TPL esercisce le linee delle parti più periferiche della città. Quindi questa possibilità di revoca è una possibilità che è prevista sia dal contratto sia anche dalla legge. Vi cito, tanto per dirne uno, il regolamento comunitario 1370 del 2007, articolo 6,5, che dice proprio che in caso ci siano delle criticità particolari che mettono a repentaglio del servizio, un contratto di trasporto pubblico può essere revocato e può essere anche effettuato un affidamento diretto nelle more dell'espletamento della nuova gara a un altro soggetto. Quindi, ripeto, questa strada la stiamo comunque esplorando perché non vogliamo che se mai dovessimo ritrovarci in questa situazione dovremo avere a che fare ancora una volta con situazioni di questo tipo. Vorrei anche poi dirvi che alcune persone mi hanno chiesto nel corso di questi giorni se potevamo assorbire questo servizio all'interno di ATAC. Abbiamo fatto tutti gli approfondimenti del caso, però vi ricordo che purtroppo ATAC è un'azienda 100% partecipata e quindi è sottoposta a tutti i limiti, ai paletti imposti dal decreto Madia. Quindi questo tipo di operazione chiaramente non è possibile, lo dico perché in questa sede pubblica, proprio perché ho ricevuto molte richieste in questo senso e anche i commissari. Oltretutto avevamo anche esplorato, sempre per far fronte all'emergenza, la possibilità di chiedere agli organi competenti un commissariamento dell'azienda. Ci siamo interfacciati quindi col prefetto, col capo di gabinetto del prefetto, ci è stato detto che purtroppo il commissariamento è un'attività che per aziende private può avvenire soltanto in caso di mafia o di corruzione. Quindi questo tipo di soluzione non è percorribile. Vi dico poi che stiamo anche lavorando chiaramente alla pubblicazione del nuovo avviso di gara. Ci siamo presi del tempo, abbiamo costituito un gruppo di lavoro che è stato attivato già da marzo, questo per cercare di studiare il capitolato migliore possibile. Vogliamo evitare cioè di incorrere negli stessi errori del passato e di trovarci nuovamente in futuro in questa situazione. Costruiremo sicuramente una gara che prevedrà comunque un dimezzamento, uno spacchettamento in lotti del servizio, questo per evitare di trovarci eventualmente in futuro ancora una volta in situazioni di questo tipo. Quindi di qui a breve approveremo in giunta una delibera che proprio darà l'avvio alla pubblicazione di questo avviso di gara per poi espletarla non appena avremo pronti tutti i documenti e comunque non prima di un anno, secondo quello che prevede la normativa. Vorrei in ultimo dirvi una cosa.
Più volte nel parlare con l'impresa mi è stato detto che in qualche modo la colpa di questo squilibrio finanziario dell'azienda sarebbe da attribuire a Roma Capitale. Perché? Per la storia di questo famoso lodo. Forse tutti dovreste sapere che rispetto al precedente appalto, quindi a quello in corso, sono state maturate delle situazioni, delle richieste da parte dell'azienda di aggiornamenti tariffari. Aggiornamenti tariffari che poi si sono risolti in un lodo arbitrale di cui forse tutti avrete conoscenza. E abbiamo anche quella che io chiamo, diciamo, un secondo lodo, ma non è propriamente un secondo lodo, un'altra tranche che è oggetto invece di giudizio. Allora, io vi dico che è evidente che la salute di un'azienda, come è una società che effettua trasporto pubblico locale, non può in nessun modo essere legata a elementi aleatori come possono essere delle sentenze di tribunale. Tanto più che, ricordo, questo lodo non si riferisce a questo appalto attuale, si riferisce a un appalto precedente. Quindi affermare, quello come ha fatto l'azienda in questi ultimi periodi, che la colpa di questo squilibrio sia di Roma Capitale perché non paga il lodo o perché non ha pagato gli aggiornamenti tariffari del biennio 2009-2010, è completamente scorretto e personalmente lo trovo inaccettabile. Il discorso del lodo è una partita a sé stante e lo ricordo, questo è un appalto, questo è in corso, che poteva essere anche vinto da una qualsiasi altra impresa presente sul mercato. Quindi, ripeto, legare l'andamento di questa azienda al lodo è veramente una cosa inaccettabile. Rispetto a questa questione del lodo, comunque vi ricordo che abbiamo ricevuto una proposta di accordo bonario da parte dell'azienda e comunque Roma Capitale è disposta almeno ad analizzare per vedere fino a che punto riusciamo ad arrivare. Insomma, questo, come dire, è dovere dell'amministrazione quando riceve una proposta, sicuramente analizzarla, mettersi seduta a un tavolo e vedere dove si può arrivare. Però, ripeto, non può assolutamente essere legato il destino di un'azienda che è in attività a un lodo. Lo voglio ribadire ancora una volta, un'azienda che è sana è un'azienda che deve essere in grado di far fronte a gli andamenti dei flussi di cassa in maniera sana, che deve essere in grado quindi di pagare gli stipendi a prescindere dalla regolarità con cui Roma Capitale liquida le fatture. Vorrei a questo punto chiudere questo intervento richiamando un'attenzione a una considerazione generale. Vale a dire, vorrei richiamare l'attenzione di questa Assemblea a cosa sta significando in questo momento per Roma Capitale aver affidato un servizio così importante come il trasporto pubblico a un'azienda privata. Ecco cosa ha portato l'esperienza romana. Ha portato al Consiglio straordinario di oggi e quindi al dover far pagare ai lavoratori questo esperimento riuscito veramente male di concorrenza per il mercato, seppur prevista per legge. Grazie.